Ma buongiorno, recuperatrici e recuperatori di Deep del passato. Oggi siamo a Imperial Bedrooms, l'ultimo romanzo che Ellis ha scritto. Allora, un po' vi dicevo che Ellis fa letterariamente due giochi. Uno è quello dei personaggi che ritornano in vari suoi libri, a volte con piccole apparizioni, a volte con cioè, apparizioni molto grosse anche da protagonista. E l'altro gioco di Ellis è quello di fare una sorta di gioco degli specchi, dove mescola mellifluamente ciò che può essere vero e ciò che è puramente inventato. Ok, con Imperial Bedroom fa una sorta di finto sequel di Meno di Zero, che era stato il suo primo libro. Perché dico finto sequel? Perché è quel giochino letterario di Ellis, in questo caso qui, è che la voce narrante, cioè appunto questo personaggio che si chiama Clay, come era anche Clay, il protagonista di Meno di Zero, questo Clay dice, io sono il vero Clay, su di me. Su di me, cioè, su di me è stata ispirata la figura del personaggio per Meno di Zero, ma in questo momento qui io non sono più, appunto, io non sono quel personaggio là, quel personaggio di un romanzo che ha scritto Ellis. Io sono il vero Clay e dico come sono andate avanti le cose negli ultimi 25 anni, e quindi riprende i personaggi che erano stati personaggi di Meno di Zero, maschili e femminili, e ne fa un seguito. Ecco, secondo me il punto è che Imperial Bedroom non c'entra nulla con Meno di Zero, cioè anche se i personaggi hanno gli stessi nomi, i caratteri di questi personaggi non sembrano collegati ai vecchi personaggi di Meno di Zero, cioè non ne sembra di vedere l'evoluzione. Non, secondo me questo libro, appunto, dicevo, non c'entra nulla con Meno di Zero, c'entra soltanto con una cosa, cioè Ellis è invecchiato, ha superato i 40 anni e probabilmente è corroso dalla nostalgia e vuole un po' forse ritornare alle atmosfere del suo primo libro, perché forse nella magia del primo libro c'è qualcosa di irripetibile. Nel senso, il non sapere nemmeno se stai iniziando una carriera letteraria o cosa stai facendo, nel senso c'è una certa dose forse anche di inconsapevolezza, appunto. Scrivi un libro, poi chissà come va. Nel suo caso, appunto, è diventato qualcosa di epocale in un certo senso per la letteratura americana, Meno di Zero nel 1985. Quindi, secondo me, Imperial Bedroom, di cui non posso nemmeno fare una sinossi perché non avrebbe senso. Ecco, appunto, l'unica cosa di cui parla, allude a questo tempo passato, a questo passato irrecuperabile. Ecco, e a questo suo essere invecchiato, questo suo essere invecchiato di Ellis. Ok, che brutta costruzione della frase. La citazione iniziale. Vabbè, sono due. Vabbè, la seconda citazione, presa da un libro di Raymond Chandler che si chiama Il lungo addio, dice: non c'è trappola più mortale di quella che prepariamo con le nostre stesse mani. E ecco, perché volevo citare questa citazione, appunto, perché ecco, il tono del libro è molto da noir. Chandler, appunto, è uno dei maestri del noir, mezzo inventore del genere assieme a Dashiell Hammett. E appunto Imperial Bedroom sembra un po' un rifare un noir in chiave moderna. Niente più, niente più. È Ellis che sta clamorosamente sprecando il suo talento per un libro che ha una trama che, benché io ho letto 3 volte in 10 anni, non la so nemmeno più raccontare, non mi ricordo più che cosa succede in questo libro. E, ok, sembrerebbe un brutto declino. Andremo a vedere cosa succede nel suo
ultimo libro che si chiama Bianco, che ha destato molto scandalo per una serie di motivazioni e vedremo nel prossimo e ultimo video che concluderà la settimanella dedicata a Bertissonellis. Grazie e al prossimo video. Ciao.